In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Consulta Comunale degli Invalidi e Handicappati ha presentato presso il Teatro Everest lo spettacolo Music for Peace con Irene Vavolo, Maurizio De Giglio, Matteo Tucci e Andrea Bruni. In questo contesto sono stati raccolti ben 2.356,14 euro, consegnati da Andrea Matteini, alla presenza dell'assessore Sala Funaro, alla Diaconia Valdese Fiorentina per il progetto Nautilus 1 MSNA per le vittime di tratta. Sì, questa è un'iniziativa a cui l'amministrazione comunale teniamo particolarmente per un duplice motivo. Da una parte la consulta dei disabili è una realtà per noi importante, una realtà con cui ci confrontiamo quotidianamente e abbiamo particolarmente apprezzato questa iniziativa fatta quest'anno per la giornata contro la violenza sulle donne, nella quale hanno deciso di fare una raccolta fondi il cui ricavato andrà, come va oggi, a una realtà importante sul nostro territorio. Nello specifico, l'assegno che viene consegnato oggi è per un progetto della Diaconia Valdese che si chiama Nautilus, un progetto per ragazzine minorenni vittime di tratta. Noi pensiamo che indipendentemente dalla quantità della somma, però il segnale importante di questa iniziativa è che due realtà si uniscano per lanciare un messaggio che bisogna lottare tutti insieme per fare in modo che queste cose ci siano il meno possibile, che siano tutelate il più possibile le nostre donne, soprattutto quando sono minorenni. Progetto Nautilus, ce ne parla un pochino, ce ne può parlare qualcuno un po' più nel dettaglio di Lei, questo Nautilus. il Nautilus Non 1, so più di nome e cognome, la sua. salve, sono Elettra Badini e sono la coordinatrice della struttura Nautilus 1. Il Nautilus 1 è un gruppo appartamento che accoglie attualmente 6 minorenni straniere non accompagnate, principalmente provenienti dalla Nigeria. Queste ragazze hanno avuto un trascorso di violenze importanti che hanno ostacolato la possibilità di pensarsi come donne e di orientarsi a una progettualità futura. Il nostro gruppo appartamento ha come obiettivo proprio di accogliere le loro sofferenze e dare loro l'opportunità di rielaborarsi e crearsi un progetto di vita, indipendentemente dai vissuti trascorsi. Questo vorrei ringraziare sia la consulta per l'organizzazione, l'assessora per aver pensato al nostro progetto, perché il ricavato di questo evento per noi sarà fondamentale per avviare uno step successivo all'accoglienza, che è la possibilità di inserirle nel tessuto sociale a livello formativo-lavorativo. Infatti intendiamo utilizzare questi soldi proprio per la creazione di borse lavoro portate avanti dalle aziende che permetteranno alle ragazze di sperimentarsi in una realtà nuova e di autonomia. Tornando a lei, assessore, quanto c'è bisogno ancora in Toscana di questa associazione di fare il bene al prossimo? C'è tanto bisogno. Le risposte che stiamo cercando di dare come amministrazione comunale in collaborazione con tutte le realtà che sono realtà importanti sul nostro territorio, come la Diaconia Valdese, abbiamo per altre questioni legate alle violenze l'associazione Artemisia, l'associazione Nosotras, per altre e tante altre realtà, stanno facendo tanto. C'è un lavoro di sinergia molto forte, però non è mai abbastanza. Bisogna fare sempre di più. Bisogna fare sempre di più sia per tutelare le donne che passano da percorsi drammatici, il percorso della tratta della prostituzione è uno dei più drammatici tra quelli che ci ritroviamo sul territorio, e anche le donne che subiscono violenza, anche quello è un altro tema sul quale prestiamo particolarmente attenzione. E non si può agire però solo e esclusivamente su quello che è il percorso dell'accoglienza e della tutela, ma bisogna lavorare sempre di più tutti insieme per cercare di fare prevenzione il più possibile, perché è solo attraverso questa che riusciremo a dare delle risposte che siano realmente importanti e di tutela sempre più forte. Consulta, vuole sentire? Sì, qualcuno può. No, è importante che sia intervistato come minimo Andrea Matteini, poi magari qualcosa che posso dire anche io. Andrea Matteini. Andrea Matteini.
Allora, io sono Andrea Matteini, organizzatore dell'evento incaricato, cioè dalla Consulta dei Disabili del Comune di Firenze, di organizzare l'evento da me proposto, perché così, in un periodo un po' nebuloso per la Consulta, non si parla di molti mesi fa, si parla del giugno, eravamo lì riuniti in assemblea e dissi: no, qui bisogna dare un segnale forte che la Consulta non solo è un insieme di circa 40 associazioni che afferiscono appunto in questo gruppo dei più disparati tipi di patologie e handicap, ma sono in primis uomini e donne, uomini e donne con la loro sensibilità, che non va a incidere solo sulle loro peculiarità, quindi sulla specificità delle proprie disabilità, quindi come affrontare l'handicap, ma si tenta di leggere il giornale, si tenta di seguire le notizie, quindi no, si tenta, si segue, e ciascuno ha la sua sensibilità, chi più, chi meno, e quindi il mio evento lì per lì fu accolto dall'unanimità dei presenti e sconvolse sinceramente il comitato, come si chiama? L'ufficio di presidenza, perché dissero: questo pazzo dove ci porta? Questo pazzo gli ha portati a farsi un mazzo che non finisce più, però siamo arrivati alla serata del 25 di novembre, dove avevamo un teatro pieno, teatro dell'Everest a Galluzzo, un gruppo di 4 artisti che vorrei citare perché mi sembra giusto, anche loro hanno partecipato in maniera bella, spontanea, facendo un bel lavoro, e sono la cantante Irene Vavolo, il chitarrista Maurizio De Giglio, il bassista Matteo Tucci e il batterista Bruni, Andrea Bruni, scusate, il lapsus. Le chiedo scusa. Sì, sì, noi facciamo una intervista rapida che per un servizio di estrapoliamo. Estrapolate voi o magari si tratta di una battuta rapida, cioè sono ai principi hanno passato. Sì, un secondo, non lo so. Allora, io sono Martini Andrea, incaricato da una Consulta di effettuare questo evento, di organizzare questo evento, che poi era una mia proposta. L'evento è stato il 25 di novembre al Teatro Everest del Galluzzo, era un teatro pieno, anche se in giro si è saputo poco purtroppo, ma è stato comunque pieno, e il ricavato che oggi stiamo per consegnare alla Diaconia Valdese non è per noi per niente indifferente. Possiamo dire le cifre? Sono 2.356 euro che noi consegniamo a loro come ricavato totale, grazie anche agli sponsor che c'erano, dello spettacolo. Velocemente, le faccio soltanto. Sono Michele Cirincione, presidente della Consulta dell'Handicap del Comune di Firenze. Mi riallaccio un attimo alla cifra, una cifra modesta ma di grande, grande valore, perché la Consulta ha deciso che una volta, invece di venire a chiedere e a bussare all'assessorato di avere dei fondi, mettendosi insieme e in tutti quanti, riuscire a trovare una cifra che è, ripeto, modesta ma di grande valore a favore delle persone che hanno alte disabilità ma sono fragili. Quindi siamo soddisfattissimi, ringraziamo l'assessore per aver dato a noi questa possibilità, ringrazio, e lo ho già fatto in assemblea lunedì, ringrazio ancora tutte le associazioni che hanno partecipato, non credevo ci fosse tanta disponibilità.
ho scoperto delle cose grandi, ho scoperto una disponibilità che ci ha riempito veramente di orgoglio. Grazie. Benissimo. Grazie.